Una integrazione al progetto Alta Velocità Alta Capacità tra Venezia e Trieste che nell'ambito della procedura statale per la valutazione dell'impatto ambientale individua un tracciato alternativo nel tratto tra il fiume Tagliamento e Cervignano che si sviluppi affiancando la linea ferroviaria esistente. La Giunta Serracchiani lo richiederà ed approva una delibera in tal senso perché, spiega l'assessore Saravito, riserviamo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale dell'attraversamento dei centri abitati, con la parallela precisa individuazione del punto di contatto della linea tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, tenendo in debita considerazione il recente atto di indirizzo con il quale la Giunta del Veneto opta per l'affiancamento alla linea esistente. Prioritaria in relazione ai tempi per la coerenza con le strategie di sviluppo dei trasporti individuate per la nostra regione, le interconnessioni al bivio San Polo, la fermata ferroviaria per il polo intermodale di Ronchi dei Legionari, le interconnessioni al bivio di Aurisina insieme al raddoppio della Palmanova Udine. Infine, per San Polo verrà anche chiesto di valutare la possibilità di una semplificazione del progetto che consenta riduzione dell'impatto e ottimizzazione della rete, anche in funzione del collegamento con il porto di Monfalcone con una soluzione a scavalco.